Eivor, la mia stalla è piuttosto modesta, ma se mi aiuterai a migliorarla, ti farò avere bestie formidabili. La stalla gremita ci sarebbe utile. Vedrò. Non ricordo cosa vendete qui. Come stalliere e guardiacaccia sarò lieto di aiutarti per questioni che riguardano il cavallo o il tuo corvo. Al momento non posso fare molto. Se tu mi costruissi una stalla, potrei avere un negozio. Come hai trovato questa affinità con i cavalli, Rowan? Sono stati i miei compagni sin dall'infanzia. Da ragazzo soffrivo di balbuzie e i cavalli erano gli unici a non deridermi. Col tempo credo di aver imparato a comprenderli come si comprendono le persone. Ascolto cosa mi dicono e viceversa. Si è fatto tardi. Ci vediamo. La stalla gremita ci sarebbe utile. Vedrò cosa posso fare. Alla prossima! Andiamoci all'addestramento. Ma certo! Ora puoi cavalcare! Nient'altro per oggi? Vorrei sapere cosa avete a disposizione. Finito? Devo andare, alla prossima. Questa sì che è una vera stalla. Qua. Salute, Eivor. Vada una lettera. Dovrei parlare con Ethan. Jorvik è libera dall'influenza dell'ordine. Sei sempre brillante, amico mio. Grazie per tutto il tuo aiuto. Ah, ho qualcosa per te. Una strana lettera che è giunta da poco. È firmata da un certo... Un povero soldato di Cristo? Esatto. È qualcuno che conosci? Non di persona, ma questo soldato conosce l'ordine molto bene. Grazie a lui ho potuto trovare i vari membri con facilità. La lettera dice che devi recarti a Winchester, nella casa di Dio, e cercare un uomo in bianco. Devi recitare un passaggio. Chi semina superbia, coglie infamia. Chi semina umiltà,
coglie saggezza. D'accordo. Parlerò con Randvi per avere un quadro più chiaro. Ti serve qualcosa? Tieni. I membri dell'ordine diminuiscono. E via un altro. Ora il mondo è più sicuro. Ti prego di accettare un segno della mia gratitudine. Ecco, un ottimo risultato, ma ce ne sono ancora. Devo andare. Allora vai in pace. Ehi, Mordina, eccoti qui. Che bello vedere. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Hitam ha ricevuto un messaggio da Winchester. Da qualcuno che si firma povero soldato di Cristo. L'alleato segreto? Interessante. Altri bersagli, presumo. Sì. Che cosa ne pensi? Credi sia una trappola? In quanto roccaforte sassone, Winchester sarà un luogo particolarmente ostile, ma nulla che tu non possa gestire. Cerca di non essere avventato. Prenderò la via per Winchester. La lettera dice di cercare un uomo in bianco nella casa di Dio. E di recitare questa frase: chi semina superbia coglie infamia. Chi semina umiltà coglie saggezza. Un passo del loro libro sacro, credo. Interessante. Sta attento.